Stampa e andiamo nel casertano Falciano del Massico che batte il record dell'albero di Natale enologico più alto del mondo e il coloratissimo villaggio di Natale nella patria del vino Falerno diventa vetrina luminosa dei prodotti di eccellenza del territorio. Il servizio di Rino Genovese. Meno 3, meno 2, meno 1. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring. La gioia dei piccoli Babbo Natale per l'accensione di 8 metri e mezzo d'oc, l'albero di Natale enologico più alto del mondo. E dove si poteva battere il record se non in una patria dell'enologia campana? Falciano del Massico, il regno del vino Falerno. Il vino che diventa favola e suggestione nel villaggio di Babbo Natale, luci d'artista e valorizzazione dei prodotti d'eccellenza del territorio, nella dolcezza della notte dell'Ager Falernus. Il supportico di luci che ci introduce nel giardino incantato. La città del vino trasformata fino all'8 gennaio in un coloratissimo villaggio natalizio, un imperdibile paese da fiaba. L'albero enologico diventa una bacheca a cielo aperto per le letterine di Natale e la dolcezza disarmante delle richieste dei bimbi. Tu che cosa stai chiedendo a Babbo Natale? La pace del mondo. Un mondo più pulito. Che tutti gli animali abbiano una casa dove vivere. Vorrei che tutti i bambini fossero felici. Falciano del Massico, città di laghi e vigneti, città dal terreno leggendario, capace, si diceva, di produrre 3 volte l'anno, che a Natale contribuisce ad illuminare la campagna con il prestigio delle sue produzioni. Il vino Falerno, decantato da Orazio, Catullo, Cicerone, già nell'antichità esportato in tutto il Mediterraneo, e da Falciano del Massico parte la proposta di brindare per il Capodanno 2019 con il Falerno. E anche le prelibatezze gastronomiche si richiamano alle antiche tradizioni romane, non c'è spazio per i panettoni del nord qui. No, possiamo benissimo festeggiare con il panettone al Falerno, messo direttamente nell'impasto, un panettone che ha vinto premi internazionali. Nei vicoli e nei parchi i canti anticipano il Natale, il respiro si ferma incantato, mentre già si pensa ai progetti per il 2019. Il Falerno è la nostra ricchezza, la nostra cultura, la nostra antica tradizione ed è per questo motivo che stiamo candidando la coltivazione del Falerno come patrimonio immateriale dell'UNESCO. E da Falciano del Massico, la magia di un augurio divino. Auguri a tutti!